Questa è un'arma molto potente che può aiutarci a capire le cose meglio, a farcele vedere con maggiore attenzione e che può aiutarci a conquistare la libertà. La società moderna non ci consente di fare soste di riflessione. Corriamo, corriamo, corriamo in tutto, nel lavoro, nelle relazioni familiari. Questa mancanza di incontro con se stesso e con gli altri è qualcosa che ovviamente devasta la nostra, cultura di benessere. Tantissima gente viene qui per chiedere, no? Per chiedere grazie, per chiedere aiuto, ma la mia impressione è che quando chiedono grazie, aiuto, lo chiedono con quella umiltà, quella disponibilità di cuore che diciamo, è convinta che, quella umiltà è convinta che da soli non ce la possiamo fare. Il Papa ha insistito più volte che i cardinali non sono principi, e questo l'ha detto, così come ha insistito sul fatto che non sono burocrati. Quindi lui vede i cardinali come pastori e li vede come motori attivi di quella che è un discorso di evangelizzazione totale nella Chiesa. Ha detto Gravina, non dimentichiamoci che la ludopatia è una piaga sociale, e non riguarda solo il calcio, sono più di 5 milioni i casi, come dire, testati di ludopatia e per 1,5 milioni di loro si parla proprio di grave malattia. Si ripresenta la consueta situazione per cui Israele vince militarmente, ma quantomeno paga un alto prezzo politico, come è accaduto da sempre. Ma è una maledizione che incombe su questa situazione, su questo paese, ed è dalle origini e non è sanabile lasciando geopoliticamente le cose come sono. Quel giorno c'è stato un clima davvero bello in Aula Paolo VI. Ho visto il Santo Padre felicissimo e poi credo che lì il Papa abbia maturato questa idea di appunto istituire la GMB. Teleobiettivo, ogni settimana al vostro servizio.